a mare. Oggi posso godermi questa giornata al mare, visto che l'ultima volta che siamo andati al mare, lui doveva decidere tutto. Ha comandato la mia vita, mi ha fatto fare un sacco di cose terribili e io ho passato una giornata terribile. Hai finito? Chi non avesse visto questo video, vado subito a vederlo. Trovo la scheda qui in alto. Guardatela com'è rilassata. Ora ci penso io. Ah! Ma perché? Sì! Ma altro scherzo, è andato a segno. Via, via. Sei insopportabile. No, no, sono l'acqua, no. Comunque ragazzi, perché... Okay. Dicevo, per chi non ci conosce ancora e magari ci sta vedendo per la prima volta, io sono Eri! E io sono Dominique! E chi siamo? Devi dirlo! Chi siamo? Devi dirlo! Ed insieme! Ed insieme sì! Ma ci sta sentendo Si sta sentendo tutta la spiaggia. Dovremmo parlare più piano. Abbiamo aspettato che facesse un po' sera in modo che le persone se ne andassero. Però ancora un po' di gente c'è, guardate qui. Tiro della ciambella! Eric! Dovevo andare a prendere. E adesso che la gente va via, la spiaggia diventa tutta nostra! E noi possiamo divertirci come pazzi insieme a voi! Sì, ma prima di iniziare, voi siete già tutti d'insiemini, vero? Perché se non siete d'insiemini dovete assolutamente esserlo! Iscrivendovi a questo canale, attivando la campanellina e lasciando un bellissimo like a questo video! Vediamo se riuscite a fare queste tre azioni prima che io faccio tre tuffi all'interno della ciambella e quindi parto! Uno! Mamma, che cosa sto guardando! Due! Ragazzi, non ho parole. Ci siete riusciti? Se ci siete riusciti, scrivete qui sotto nei commenti insieme e sì, saremo tutti insieme! A few moments later. Penso io adesso, così impara. Ti è piaciuto? Guardate ragazzi, si è addormentata. Ragazzi, quando lei dorme significa che c'è l'opportunità di fare uno scherzo. In effetti non ne facciamo uno da troppo tempo già. Ok, forse non poi così tanto tempo, ma tanto non sono mai abbastanza, quindi sfruttiamo questa occasione. Ho pensato questo. Vedete qui? C'è la sabbia, è facile da scavare. E se noi scavassimo una bellissima buca, e grandissima buca, da coprire con un telo da mare, in modo da non farla notare, così potremmo convincere Dominique a venire qui e a sdraiarsi. E lei cadrà lì e sarà bellissimo, sarà buffissimo mentre cerca di uscire da quella buca, io già me lo immagino. Però dobbiamo fregarci, perché non penso che dormirà molto. Ok ragazzi, si comincia. Ok, forse sarebbe più semplice se avessi una palla, ma non ce l'ho! Come vi sembra? A me sembra abbastanza profonda. Però c'è un problema. Guardate attorno. Tutta la sabbia che ho tolto. Quindi devo sistemare questa sabbia qui attorno. Altrimenti se ne accorge subito che c'è qualcosa che non va. Sembra che ho ancora un po' di tempo, dato che lei ancora dorme. Dai ragazzi, mi frigo però. One eternity later. Ancora non sembra andare molto bene. Mancano le pedate. Guardate com'è lì. Quindi andiamo. Adesso mi sembra perfetto, però adesso c'è una cosa difficile da fare. Vedete quella tovaglia? Ecco, io adesso devo prenderla senza fare alcun rumore, senza svegliarla, per metterla qui sopra il buco. Quindi ragazzi, dobbiamo fare molta, ma molta attenzione.
ok, ce l'abbiamo fatta. Ok ragazzi, ci siamo. Adesso devo inventare qualcosa per farla venire qui. Principessa? Ehi? Principessa? Dai, svegli. Buongiorno, principessa, ciao! Ma quanto sei bella appena ti svegli. No, buongiorno. Dai, buongiorno. Per quanto tempo mi sono addormentata? Per un bel po', guarda, è buio. Ero stanca e poi si stava così comodi qua. E lo so che eri stanca, dopo tutto tu fai così tante cose, bella. Sai che succede? Niente succede. Dai, però voglio farmi un altro bagno prima che è troppo tardi. Ci andiamo a fare un bagno? Sì, dai, andiamo a farci un bagno, dai. Dai, andiamo. Ok ragazzi, ma io devo fregarmi, devo trovare in fretta una scusa, altrimenti si fa troppo tardi. Che bello però ragazzi, il mare di sera, guardate. Poi l'acqua è caldissima. Quasi mi dispiace di essermi addormentata. Almeno ti sei riposata, dolcezza. Ma che c'hai? Perché tutta questa dolcezza oggi? Ehi? Un altro bacio. Mamma bella! No, non ti preoccupare, questa è piena di sabbia, la pulisco. Tu mettiti in quella, guarda, l'ho messa lì. Ah, l'hai messa lì? Sì, è pulita. L'avevo preparata per me, ma adesso pulisco quella e mi metto accanto a te. Ci siamo, guardate. Non ci credo, ci sei cascata in pieno! Eric! No! Perché l'hai fatto? Aiuto! Non ci credo, è troppo bello! No, io faccio giù la mano incastrata! Ma perché, Eric? Io ti ammazzo, dai! No, non mi ammazzi! Ma perché? Ecco perché eri così dolce, me lo devo aspettare sempre! No! Era un piccolo scherzo innocente, non lo vedi? Innocente? Una buca di 4 metri? Ma come si esce da qui? Aiutami! Ci ha perso tantissimo tempo! No, vabbè, guarda che faccio, dai! No, dai! Ciao Dominique! Ciao! Ragazzi! Dammi la mano! Ta-da! No! Perché? Adesso mi devo andare a fare il bagno di nuovo e c'è freddo! Tu! Tu devi farti il bagno! Guarda come sono ridotta io! Non è colpa mia! Tu caschi a ogni cosa! Dovresti essere ormai esperta dei miei scherzi! Ma io mica ho guardato la tovaglia! Mi ci sono seduta e basta! Devo dirti una cosa, Dominique! Tu ti fidi troppo di me! Eh già! Non devo fidarmi più! Ragazzi, ha fatto una caduta bellissima, molto ma molto meglio delle mie aspettative. Ho fatto veramente una buca profonda, guardate. Però c'è un problema. Adesso, questa qui, chi la pulisce? Tu, la pulisci tu! Ma è tua, ho usato la tua. Vado a ripulirmi. Dai, vatti a ripulire, ciao. Ok ragazzi, come potete vedere si è fatto buio pesto nel frattempo, guardate qui. Nella spiaggia non c'è più nessuno, io mi sono dovuta ripulire per bene perché avevo la sabbia ovunque. Però ragazzi, ditelo, è stato uno scherzo epico, uno scherzo bellissimo. Ma poi che caduta bellissima, non vedo l'ora di tornare a casa e vederla a rallenti. Vi vendicherò, anzi consigliatemi qualcosa, vi prego. Ultimamente mi stai facendo troppi scherzi e io sto rimanendo indietro. Ragazzi, invece voi lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo bellissimo scherzo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanellina. E seguiteci anche su Instagram, ci trovate come d'insieme.official. E oggi salutiamo Francesca Mercutello, Carlotta Favata, Noemi 2008, Nadia Valie ed Elisa Belfiore. Ciao ragazzi, un saluto enorme a tutti quanti voi. Ciao belli, siamo pappelli, bellissimi. Ci vogliamo troppo bene e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao belli. Uno, mentre stava camminando, essendoci già buio, è caduto per intero nella buca. Veramente ragazzi, per
È stata una cosa veramente... Poi l'altro che stava insieme a lui si è girato verso di noi e ci ha detto: state attenti che qua c'è una buca gigante. E l'abbiamo coperta però poi.